Ciao a tutti, eccoci con la seconda parte del video sui prodotti terminati. Come vedete sono vestita diversamente perché lo sto girando in un giorno diverso perché non sono riuscita a girarlo prima. Comunque questa volta parliamo di skincare e makeup che ho terminato. Anche questa parte è abbastanza consistente e questo è il motivo per cui l'ho diviso in due parti. Partirei subito con questa bellissima carrellata di maschere in tessuto. Come vedete sono diventate la mia ossessione. Ne faccio tantissime, ma più che altro perché le trovo comode e veloci. Anziché stare a mettere la maschera classica, lasciarla in posa e poi sciacquare, questa è intanto un pretesto per rilassarsi. E sono molto confortevoli, potete anche fare altre cose contemporaneamente, non c'è bisogno di stare immobili neanche con le altre maschere, però diciamo che il vantaggio è che poi una volta rimossa si va a massaggiare il prodotto che si assorbe e si è a posto, non si deve stare a risciacquare eccetera. Ne sto provando di vari brand, ne stanno uscendo sempre di più perché comunque sono diventate molto molto di moda adesso. Le prime che ho provato sono state quelle di Sephora e sono quelle di cui vi parlo. Ho usato sia quelle per gli occhi che quelle per il viso. Mi piacciono tutte, poi ci sono le mie preferite e quelle meno preferite. Allora, quella che mi è piaciuta di meno delle tre per gli occhi che ho usato è quella all'avocado, che io però mi aspettavo che fosse un pochino, fosse molto nutriente, in realtà non ho visto granché, né a livello di borse, nel senso di sgonfiarmi sotto diciamo la zona delle occhiaie, le borse eccetera, né tanto di nutrimento, sono sincera, quindi questa non penso che la ricomprerò. Mi è piaciuta molto questa di Alte Verde che ho usato durante l'estate, questa qui era veramente rinfrescante e mi sgonfiava tantissimo la zona del contorno occhi, se magari ero stanco, avevo dormito poco o anche il gonfiore dovuto al caldo. E mi è piaciuta moltissimo anche questa alla rosa, che era veramente veramente molto idratante, quindi se dovessi scegliere comprerei sicuramente queste due. Ah, c'era anche questa qua al loto, altre due ce ne sono in realtà, che è buonissima, questa qui è illuminante. In realtà qua dice idratante e rilassante, però ho notato proprio che mi illuminava tantissimo la zona del contorno occhi, quindi molto buona anche questa. E invece questa qui all'orchidea, che dovrebbe essere anti-age, come quella all'avocado, su di me non ha avuto praticamente nessun effetto. Quindi diciamo che mi è andata bene, nel senso che non è che non mi piacciono, però se devo ricomprarle graviterò su quelle altre, sulle altre tre e non su queste due che non mi sono piaciute molto. Poi per il viso invece ho usato quella alla perla, che non so cosa che perla ci sia dentro, ma vabbè, che dovrebbe essere uniformante e illuminante, ma io non ho visto granché sinceramente. Sì, carina, ma niente di eccezionale, non so dove posarle per non sporcare tutto quanto. Poi ho usato quelle di Tony Moly. Su quelle di Tony Moly faccio un discorso a parte perché tendenzialmente mi piacciono di più di quelle di Sephora. Prima di tutto perché sono molto più imbevute di prodotto e sinceramente ho visto molti più risultati. Diciamo che di Sephora, tra quelle viso e quelle occhi, preferisco quelle occhi. Di Tony Moly mi piacciono praticamente tutte, dato che ne ho fatte nel corso dei mesi estivi, non mi ricordo praticamente niente, sia di quelle di Sephora che di queste mi ero scritta degli appuntini che quindi vi leggo. Quindi questa qui al riso è buonissima, ho scritto proprio buonissima, quindi sicuramente sarà stata buona, e dava molta luminosità e mi ha lasciato la pelle molto molto morbida, quindi questa qua mi è piaciuta tantissimo. Poi quella nutriente all'avocado non era male, l'ho fatta recentemente, infatti non mi è servita nessun appunto perché è tra le ultime che ho provato, sicuramente meglio rispetto a quella all'avocado di Sephora per gli occhi, però mi aveva colpito di più quella lì al riso. Poi quella purificante alle sali del Mar Morto, niente di che, l'ho trovata anche poco idratante. Giustamente voi mi direte, è purificante, che te frega dell'idratazione, in effetti sì, però mi ha purificato la pelle poco e in più me l'ha lasciata un po', mi ha lasciato un po' una sensazione in mezzo di secchezza, quindi diciamo che tra tutte è quella che mi è piaciuta di meno. E poi l'ultima che ho provato è quella al tea tree, che è diciamo
sia purificante che però lenitiva, calmante, ed è buonissima. L'ho usata tra l'altro quando faceva molto caldo, quindi mi sentivo la pelle proprio super unta e impura, e mi ha riequilibrato tutto quanto, diciamo, tutta la situazione. Poi, invece, merita una menzione speciale quella alla bava di lumaca, sempre di Tony Moly. Questa costa un pochettino di più rispetto alle altre, ma poca roba, qualche euro, e antietà, buonissima. Questa mi è piaciuta tantissimo, la ricomprerò sicuramente, lascia proprio la pelle, dà proprio un effetto lifting alla pelle, quindi lascia la pelle morbida, vellutata, compatta, quasi elastica, ecco, quindi questa qui io ve la consiglio sicuramente. Se volete provarne una sola tra quelle di Tony Moly, vi consiglio sicuramente questa, perché non abbiate esigenze diverse, nel senso che se avete 20 anni di certo non vi serve la maschera anti-età, però dai 30 in su, o comunque dai 25-26 in su, secondo me è veramente buona. Invece, delusione terribile, ma veramente terribile, cioè io difficilissimo che io bocci un prodotto proprio così in toto, ma questa è terrificante. È di Wycon, è la maschera antistress rigenerante rilassante all'acido ialuronico. Peccato che uno non si attacca, cioè voi o vi sdraiate, state supine e quindi per forza di gravità vi si attacca la pelle, altrimenti cioè proprio vi cade. Neanche da dire, è poco imbevuta, quindi magari si stacca qualche angolino, cioè proprio si stacca, quindi ha pochissimo prodotto all'interno. E io non ho potuto neanche constatare l'efficacia o meno, perché non sono riuscita a farla, ce l'ho dovuta buttare via, mi cadeva in continuazione. Dato che io, ripeto, non ho intenzione di stare sdraiata, immobile, tipo mummia, aspettare che la maschera faccia effetto, per me è bocciatissima su tutti i fronti. Bocciatissima. Rimanendo sulla skincare, ho finito questa acqua micellare di Garnier, buonissima, la conoscete tutti sicuramente perché ormai è diventata famosissima. Strucca, detergente, lenisce senza risciacquo. Ho preso quella bifasica che devo ancora aprire, che mi incuriosisce molto. Ah, io la preferisco la Bioderma. La Bioderma mi piaceva tantissimo, così come anche quella di Sobio. Questa qui però la trovo migliore. Mi piace molto, sicuramente la ricomprerò. Tanto io le alterno sempre le acque micellari. Quindi. Poi ho finito questo detergente viso di Nonic, che è un marchio bio certificato. Gel della una ditta tedesca. Questo è all'aloe, all'olio di avocado, all'olio di oliva e questo frutto che non so che frutto sia, non chiedetemi la traduzione dal tedesco perché non lo so. Questo detergente era in gel, mi è piaciuto tantissimo, usato con il Clarisonic. Provato da solo, no, non so per quale motivo mi lasciava la pelle un po', anche se lo sciacquavo appiccicosina, invece mettendolo sul Clarisonic evidentemente il movimento della spazzolina aiutava, si faceva meglio l'emulsione e quindi ottimo, mi lasciava la pelle super morbida, elastica, idratata e comunque ha un ottimo inch, quindi io ve lo consiglio assolutamente. Poi io sto andando a caso, quindi voi non fateci caso, dirò, continuo con gli struccanti, va? Ho finito questo struccante bifasico di Sephora con estratto di, bello che io l'ho studiato in francese, Fiordaliso, ok, non mi veniva il termine. Io sono un po', tra virgolette, menosa con gli struccanti occhi, soprattutto con i bifasici, perché spesso mi fanno bruciare gli occhi. Questo mi faceva bruciare un pochino gli occhi, ma soprattutto lo trovavo un po' unticcio, un po' piccicaticcio, quindi avevo comunque la necessità poi di sciacquarmi ulteriormente gli occhi, mentre normalmente con tanti altri struccanti che sono molto acquosi, anche se sono bifasici, non mi danno questa sensazione, quindi non lo ricomprerò, ma a parte per l'unticcio, proprio perché comunque mi brucicchiava, non proprio da non riuscire ad usarlo, perché infatti l'ho finito, però non mi ha entusiasmata. Poi ho finito questo tonico idratante viso al tartufo di Skin & Co, che è quel brand di Roma di cui vi ho già parlato in passato, perché ho provato varie cose che mi erano arrivate in una beauty box. Questo tonico è buonissimo. Questi, ripeto che questo brand credo si possa trovare online da qualche parte, ma è un brand di skin care basato sul tartufo, quindi comunque non è un brand economico.
se avete voglia di farvi un regalo, se volete fare un regalo, comunque i prodotti sono ottimi in linea di massima, sono piuttosto cari, io non spenderei una cifra che superi i 10, massimo 15 euro per un tonico, quindi non penso proprio che lo comprerò. Poi ho finito il mio Mission Perfection Serum di Clarins, che ho adorato, buonissimo. È un siero antimacchie che dovrebbe uniformare l'incarnato e dare luminosità. Fa tutto, quindi fa tutto quello che c'è scritto qui. Ha un prezzo abbastanza elevato, io però l'avevo preso su Sephora con uno sconto del 20%. L'avevo preso verso Natale, l'ho aperto più o meno a febbraio e l'ho finito prima dell'estate. Ottimo, ottimo prodotto, ha un profumo fantastico, ma comunque tutti i prodotti Clarins hanno delle profumazioni buonissime che non sembrano chimiche, sembrano comunque profumazioni naturali, quindi io le adoro. Clarins comunque è uno dei miei brand skincare preferiti in assoluto, quindi io lo consiglio. Diciamo che tra lo schiarire le macchie e uniformare l'incarnato e la luminosità, quello che su di me ha fatto di più è stato darmi luminosità al viso e schiarirmi le macchie, anche se ci è voluto un pochino più di tempo rispetto ad altri prodotti che uso, come ad esempio l'Even Better di Clinique, dove vedo già i risultati sulle macchie dopo una decina di giorni. Questo, ho iniziato a vedere i risultati dopo un mesetto, però comunque l'effetto mi è piaciuto molto, quindi è un prodotto che in ogni caso consiglio. Altro siero che ho finito è questo di Yves Rocher, questa è la linea Serum Vegetal. Questa linea è, diciamo, divisa in fasce d'età per utilizzo, quindi per le funzioni che hanno. Questa è la linea che va dai 30 ai 40 anni, è antirughe e dona appunto luminosità e leviga la pelle, che diciamo è quello che io vado a ricercare, un pochino di anti-age, ma soprattutto prodotti che mi aiutino a non far vedere i segni della stanchezza sul viso, perché sono più che altro quelli che adesso si notano più che rughe vere e proprie, perché fortunatamente ancora rughe non ne ho. Diciamo che se sono stanca, se ho avuto una giornata pesante o ho dormito poco, a 31 anni, quasi 32, sul viso si vede. Questo era molto buono, soprattutto per quanto riguarda la luminosità. Lo mettevo al mattino e quindi anche sotto, diciamo, il trucco rendeva meglio. Mi è piaciuto, un prodottino buono, un profumino gradevole, molto delicato. Diciamo che ho fatto tutta la skincare, anche il crema giorno e crema notte, vi avevo fatto anche un post sul blog, quindi è una linea che comunque è valida, ha un prezzo medio, poi con Yves Rocher avete sempre gli sconti, un po' tipo Bottega Verde, quindi anche questo ve lo consiglio. Poi, altro siero che adoro, non ci sto a perdere troppo tempo perché lo conosce tutto il mondo, è l'Advanced Night Repair di Estée Lauder, fantastico. Appena posso me lo ricompro sicuramente, è un prodotto che io devo sempre avere nel mio armadietto del bagno, anche se lo alterno, anche se non lo uso tutte le sere, però deve esserci. Adesso poi sono andata in ferie e non l'ho più ricomprato, ma appena riesco lo ricompro. È un siero meraviglioso, vi cambia la pelle, quindi provatelo se non l'avete mai provato. Poi ho finito nuovamente la mia Visu Acne, che è la mia cremina per l'acne quando io ho i miei sfoghi paurosi e implacabili. Compro questa, che mi era stata consigliata da dermatologo, quindi non compratela perché è un prodotto da farmacia, a parte che ci vuole la prescrizione, quindi non credo che ve la diano. Però questa è una crema, è un emul gel, quindi è un'emulsione in gel, è una via di mezzo tra una crema e un gel, è una crema leggerissima, ma è anche un trattamento, quindi normalmente quando io faccio il ciclo con questa crema l'acne mi migliora tantissimo e praticamente se ne va. Adesso l'ho finita già da, secondo me almeno sarà stato fine giugno, non ho più avuto grossi sfoghi, sì posso avere il brufolo prima del ciclo, ma per fortuna la situazione adesso è sotto controllo, spero che sia la volta buona e che all'alba dei 30-31 anni suonati quest'acne se ne vada, anche perché è tardiva, cioè a 20 anni io non avevo l'acne, comunque vabbè, chiudiamo questa parentesi, per cui quando vedo che sono proprio in emergenza la compro, non costa neanche tantissimo come prodotto, è un'ottima base trucco, non mi fa lucidare la pelle, però mi cura l'acne. Poi ho finito questa crema notte appunto della linea Serum Vegetal, non c'è ancora quella giorno perché me ne manca pochissima, ma l'avevo accantonata quando è venuto un po' caldo a luglio perché non riuscivo a metterla, perché comunque è una crema a trattamento, comunque antirughe, anche se è da giorno, quando fa caldo caldo è troppo pesante. Me ne manca pochissima, la finirò adesso, la riapro, sto finendo un'altra crema di Olaplex di cui vi parlerò perché mi è piaciuta.
piacendo molto. Questa è un'ottima crema, ha più una consistenza di un tipo balsamo che una crema, abbastanza corposo, no, però non è pesante e comunque al mattino dopo la pelle è bella morbida, idratata, un buon trattamento, niente da dire. Contorno occhi ho finito questo di L'Oreal, il Revita Lift, che ho preso acchiappandolo così di corsa all'antichità, perché ero rimasta senza contorno occhi da notte, ma in quel momento non volevo spendere più di tanto per comprare, perché di solito uso quello di Chiesa, l'avocado, ma fare un ordine su Chiesa solo per quello, non avevo nessun altro prodotto che mi interessasse in quel momento, ho detto vabbè, proviamo qualcosa di da grande distribuzione, non le davo 2 lire come si suol dire, e invece è una crema contorno occhi ottima, ma veramente ottima, come antirughe, mi ha tantissimo, non che io abbia tutte queste rughe ovviamente, però le linee di espressione, soprattutto quando strizzo gli occhi, un pochino qua escono, ho proprio notato veramente un effetto lifting, una distensione della zona, soprattutto qua verso l'esterno, e l'ho usata veramente volentieri. Ha un costo, non ha un costo bassissimo, mi sembra l'avessi pagata sugli 11 euro, neanche esagerato, però veramente per essere una crema di grande distribuzione a me è piaciuta molto. A differenza invece di questo gel borse occhiaie di Bottega Verde che ho usato per tutta l'estate di mattina perché era molto leggero ed è con compresso attivo a base di soia, riso e lievito, che però non mi è piaciuto, non faceva niente, ci metteva una vita ad assorbirsi perché era un gel piuttosto acquoso e non vedevo niente. L'ho finito perché a me dispiace sprecare i prodotti, ma bocciatissimo. Ho finito il mio scrub per le labbra di Bioficina Toscana, questo è quello goloso, quello dolce, buonissimo prodotto, io non ho particolari problemi di secchezza delle labbra, quindi mi basta fare uno scrub una volta a settimana, non ho bisogno di scrub troppo aggressivi e le poche pellicine che ci possono essere, magari un pochino di più in inverno, vengono via tranquillamente. Mi sono già comprata quello agrumato che volevo provare per vedere un po' la differenza, ma secondo me la consistenza è identica, è solo la profumazione che cambia. Comunque prodotto bio, certificato, ottimo. Ho finito il detergente di Kiehl's alla calendula, su cui riponevo non grossissime aspettative, però ero curiosa di provarlo. Questa è una taglia prova che non mi ricordo assolutamente dove ho recuperato, forse con qualche ordine, perché vedete che è un 30 ml, però purtroppo non mi è piaciuto. Questo è estratto di fiore di calendula ed è per pelli da normali a grasse. Quindi io ho una pelle mista, pensavo fosse veramente efficace su di me, e invece tanto non mi piaceva l'odore, assolutamente, aveva un odore erboso ma non buono, e poi no, mille volte meglio quello di Nonic, non mi è piaciuto veramente. Poi ho finito questa Hydrating Flora Essence di Tata Harper. Anche questo è un brand completamente naturale, bio e non tossico, è un marchio americano che però voi potete acquistare ad esempio su Cult Beauty, che è un sito inglese. Questa è una taglia prova perché ho preso tutto un set con tutti, diciamo, i prodotti di punta di questo brand perché ero curiosa di provarli. Questo tonico è buonissimo, ha un odore un po' forte anche questo, erboso, però non sgradevole, ma il prodotto in sé mi piace tantissimo, molto idratante, è molto buono anche il getto dello spray, va proprio mirato, non è nebulizzato che quindi si disperde, ma va proprio mirato senza però dare fastidio, e contiene una marea di ingredienti buonissimi che non vi sto a elencare, e lo usavo sia mattino che la sera, soprattutto d'estate era molto rinfrescante. Vi faccio vedere qualche campioncino, poi passiamo al make up. Ho finito il Gentle Peeling di Clarin, anche questo ottimo prodotto, penso che sarà uno dei prossimi peeling o comunque esfolianti che acquisterò. Sto finendo quello di Collistar per pelli normali alle vitamine, che è buonissimo, però questo penso che sarà il prossimo. Questo è un peeling, non è un gommage, nel senso che non ha i granuli, ma ha un colore tipo argentato che è stranissimo. Voi praticamente mettete il prodotto, iniziate a massaggiarlo sul viso e si trasforma per reazione chimica, diventa tutta una cosa granulosa che vi porta via poi le cellule morte, lascia la pelle liscissima, morbidissima. Buonissimo prodotto, sicuramente sulla wishlist. Poi ho usato questa crema, provato questo campioncino di questa crema sorbetto di Dior,
buona, idratante, molto, una crema molto basica, molto semplice, ba ottima base trucco. Mi è durato comunque 3-4 giorni perché comunque è un campioncino abbastanza consistente. Non vi dico che me l'ando a comprare perché comunque non lo so, non mi ha colpito così tanto da dire ah, vado a comprarmela assolutamente, anche perché avrà il suo costo, però comunque è una buona crema. Poi ho usato questo siero di questa marca che si chiama Cream, che mi era arrivata in una beauty box ed è una marca spagnola ed è un siero anti-età. Molto liquidino, mi ricordo, abbastanza ricompattante, però anche questo, o forse non ho avuto modo di testarlo a dovere, ma non mi ha colpito granché. E poi ho usato questo prodotto top, che è già nella mia wishlist da tempo, che è il Visionaire di Lancôme, che è un soin, quindi non è una via di mezzo tra un siero e una crema. È un trattamento antirughe per i pori e per migliorare la texture della pelle, quindi diciamo un po' come l'Advanced Night Repair, però potete usarlo anche come base trucco, potete usarlo dopo il siero e prima della crema o solo al posto del siero. Ottimo prodotto, effetto lifting immediato, proprio appena si mette la pelle è molto più distesa. E spero di riuscire a comprarmelo prima o poi, di farmelo regalare, perché poi a Natale infilo sempre un po' qualche prodottino qua e là tra i parenti e gli amici. Poi passiamo al make-up. Prima vi faccio vedere un prodotto unghie, che è questo top coat di L'Oreal, che era insieme, erano quegli smalti, non so se ve li ricordate, che c'erano mi sembra 2 estati fa, diciamo infilati in una specie di tubetto. Di qua c'era il top coat, di qua c'era il colore ce l'ho ancora, è bellissimo, bellissimo fucsia. Questo top coat l'ho finito prima perché era talmente buono che io lo usavo proprio sempre. L'unica cosa è che essendo un po' rossino, ora è tutto colloso, non lo posso più finire, lo usavo solo sugli smalti o rosa, molto accesi, fucsia o rossi, perché se lo usavo sul nude mi andava ad alterare il colore. Però è un top coat validissimo. Non so se ci sono ancora quegli smalti, se ci sono, provateli perché sono buoni sia gli smalti che il top coat. Poi ho finito il mio fondotinta minerale della Lily Lolo, questo era un campioncino di prova che io ho voluto provare quest'estate, ve ne ho già parlato nei preferiti dell'estate, un video scorso, no, 2 video fa, se non 3, vabbè, andate a cercarlo, se no vi metto il link qua o qua dove compare. Mi è durato comunque un po', anche se era un campioncino prova, mi è piaciuto tantissimo, poi sono andata in ferie, mi sono portata i prodotti, ma l'estate prossima mi compro sicuramente la full size. Poi ho finito l'ennesimo full coverage concealer di Kiko, che non si vede manco più la scritta. Ho già ricomprato in tutte le colorazioni possibili perché lo uso tutto l'anno, quindi da quando sono Casper a quando sono nerissima. E questa è la colorazione numero 02. Terminato, quindi ciao, arrivederci, buonissimo. È il mio correttore perfetto per coprire i segni dell'acne e eventuali brufoli. Sotto le occhiaie mi secca un pochino la zona, quindi non, tendo a non usarlo, però è buono. Poi ho finito 2 prodotti per le sopracciglia. In realtà questo l'ho dovuto cestinare, intanto perché è diventato veramente una schifezza, ed è il mascara trattante ciglia e sopracciglia di Bottega Verde. Quindi questo può essere usato sia per le sopracciglia che per le ciglia, rinforzarle, quindi a vitamina E e pantenolo. Era un mascara trasparente perché sempre ha strocchiato tutto, ovviamente usando poi magari prodotti per le sopracciglia, però quello che mi ha fatto decidere di buttarlo è, a parte che è un paio di 6 mesi e sono passati abbondantemente, ma è il fatto che non mi piaceva l'effetto sulle sopracciglia perché me le induriva tantissimo, sembrava che mi fosse spruzzata della lacca sulle sopracciglia e non mi piace. Ci sono dei gel, ad esempio quello di Kiko che sto usando adesso, che me le tengono a posto ma non me le seccano. E poi ho finito questo fantastico prodotto di Collistar, che è il gel sopracciglia 3 in 1. Io ho il colore più scuro, il 3 è il Bruno Silvana. Appena potrò me lo ricomprerò perché contiene anche un po' di fibrette all'interno, quindi io non ho particolari aree da riempire, però quei pochissimi buchini che ci sono me li va a riempire benissimo e dà un effetto bellissimo alle sopracciglia. Poi ho cestinato un altro prodotto che era vecchio come il cucco, che è questo rossetto di Kiko. Il numero 805, questi erano i glossy qualcosa, quindi sono quei rossetti con texture glossata, era un colore bellissimo, era il colore lampone se non mi ricordo male, ma lo devo cestinare, l'ho usato tantissimo, infatti è quasi finito, perché ha un odore che non mi piace e ce l'ho almeno da 4 anni e quindi lo devo buttare assolutamente.
Poi ho finito il Primer Potion di Urban Decay. Non l'ho finito completamente, ma aveva fatto quella specie. Infatti stava uscendo quella specie di siero, quindi è andato male sicuramente, basta, aveva preso caldo, non lo so, via, ottima base, preferisco quella di Too Faced, ora sto usando quella di NARS che mi sta piacendo, ma ancora sono in fase di test. Non ho più fiato. Ultimi due prodotti sono un mascara e un eyeliner. Questo mascara è di Brochet ed è il mascara volume, anzi Lash Plumping Mascara. Io ho il colore marrone, perché io uso anche spesso il mascara marrone, soprattutto quando vado a lavorare per tutti i giorni e poi comunque mi trucco spesso di marrone, se voglio dare un effetto più naturale uso il mascara marrone. Lo butto perché si è seccato, vabbè, praticamente era finito, non mi ha entusiasmato, poi soprattutto verso la fine che si è seccato un po', era un po' colloso, più che seccato è diventato un po' colloso, non era male, cioè dava volume ma niente di così eccezionale, quindi sono passata ad altro. E poi ho finito infine questo eyeliner di L'Oreal, è il Super Liner Superstar, che devo bocciare. Io adoro di solito gli eyeliner in penna di L'Oreal, avevo usato il Super Liner So Couture che era buonissimo, ma secondo me era un'edizione limitata perché era uscito tipo insieme a un mascara o qualcosa del genere, che adoravo, fu un tratto. Io non uso spesso l'eyeliner, ma quando lo uso pretendo che il tratto sia bello, sia pieno, sia nero, sia opaco, perché l'eyeliner lucido non mi piace tantissimo e che io non faccio fatica a metterlo, perché già non ho tanta manualità, dato che non lo uso tanto spesso, in più ho l'occhio che va abbastanza in giù, quindi per riuscire a fare una riga che non mi si mozzi e non sembri che io stia piangendo, devo fare un po' di fatica. Se più il compito mi viene complicato dall'eyeliner che non scrive, come questo ad esempio, è un po' un casino. Questo dovevo tenerlo tantissimo a testa in giù, riuscivo a fare un occhio diciamo bene e poi però se devo fare l'altro non usciva prodotto. Peccato perché il pennino era molto bello, perché era cicciottino in cima e bello appuntito in fondo, non è di peli, è proprio di feltro, classico di feltro, però era molto lungo, quindi riuscivo a coprire una bella area, già non facevo tanta fatica a tirare la riga. Il problema è che non usciva il prodotto ed è un peccato, mi è durato infatti anche poco, perché secondo me, cioè, è finito praticamente subito, per cui peccato questo bocciato. Adesso sto usando il Master Drama, mi sembra che si chiami, di Maybelline, ed è buonissimo, molto buono quello. Bene, finito la mia carrellata di prodotti terminati, spero di non accumularne più così tanti da dividere il video in due, la prossima volta spero di fare un video unico e di riuscire a girare il video un po' più spesso, anche se adesso mi sono messa sotto e devo dire che ho recuperato la mia mancanza di 2 mesi di quest'estate. E grazie per aver guardato il video, grazie per essere iscritti al canale se siete nuove o nuovi, che parlo sempre al femminile ma ci può essere anche qualche maschietto, e vi mando un bacio grande come al solito. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e mettete un like se il video vi è piaciuto. Un bacio, ciao!